Bentrovati a tutti, un'eloquente sequenza satellitare, quella delle ultime ore di venerdì 15 settembre, la quale ci mostra i segni di una stagione ormai avviata. Osservate la traccia dell'aria fredda che defluisce dalle regioni polari e dopo aver attraversato l'Atlantico si getta sul Mediterraneo, sul settore occidentale del Mediterraneo attraverso la penisola iberica. Nelle prossime ore l'asse di questa struttura punterà a raggiungere le coste algerine con il flusso freddo che andrà quindi ad intercettare l'alta pressione subtropicale ancora annidata al di là del mare. E dato il senso della circolazione, l'aria calda che staziona su queste zone verrà quindi spostata in direzione delle nostre regioni meridionali, anche se poi l'obiettivo finale sarà il Mediterraneo orientale, dove quindi andrà ad inserirsi entro un anticiclone di blocco esteso sino alla Russia. I contrasti tra la circolazione polare e quella subtropicale saranno tali da attivare una risposta in termini di vento che è ben visibile in questa carta. Notate il ramo ascendente di questo fiume d'aria, chiamato tecnicamente corrente a getto, che transita sulla verticale delle nostre regioni centro-settentrionali. Siamo nelle ore centrali di sabato 16 settembre. Notate i massimi di vento, bene 140 metri per ora, ossia 225 km orari. In queste condizioni il vento in alta quota porta via letteralmente l'aria in altitudine e quindi va a creare un vuoto, il quale tende a richiamare aria dalle quote inferiori, dal basso. Si innescano così morti verticali che trasportano verso l'alto l'umidità che è presente nei bassi strati, causando quindi la costruzione di ammassi nuvolosi e anche di precipitazioni. Queste ultime, come notiamo da questa mappa, verranno sostenute anche dalla presenza di una discontinuità a livello del mare, in sostanza una perturbazione che separa appunto la circolazione fredda nord-atlantica da quella calda subtropicale. Tutto questo per dire cosa? Primo, che sabato potranno aversi temporali su gran parte delle nostre regioni settentrionali, sia alla mattina sia alla sera, e anche su quelle centrali, qui soprattutto nella seconda parte della giornata. Temporali che potranno essere anche di forte intensità nelle zone indicate con i numeri 1 e 2. Non si esclude anche il rischio di eventuali nubifragi a carattere locale. Sarà quindi anche in questo caso compito della Protezione Civile diramare eventuali allerte in merito. Secondo, dobbiamo anche aggiungere che sabato e domenica, quindi per l'intero arco del weekend, sulle nostre regioni meridionali farà decisamente caldo, un colpo di coda dell'estate con le temperature che potranno anche raggiungere valori di picco fino a 32-34 gradi, soprattutto in Puglia e sulla Sicilia orientale, poste sotto vento rispetto al flusso sinottico, quello che abbiamo visto proviene dal Nord Africa, richiamato appunto dalla depressione che sfonda sino all'Algeria. Riassumiamo quindi il tutto con la grafica semplificata dall'Aeronautica Militare, partendo da sabato mattina, con le piogge sparse attese su buona parte del nord, eccetto Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia, Romagna e Liguria centro-occidentale. Qualche temporale sull'Appennino toscano e Umbro marchigiano, comunque in attenuazione. Altrove cielo poco nuvoloso nel pomeriggio, bello e caldo al sud, altrove variabilità, con tendenza però a peggioramento con il passare delle ore sulle regioni centro-settentrionali. Infatti, verso sera ritroveremo piogge e temporali su gran parte di queste regioni. Attenzione in particolare al centro, soprattutto al Lazio, dove potranno esserci nubifragi, dove maggiore è il rischio di nubifragi. Domenica mattina interviene l'aria fresca che spazza le nuvole, ma non impedisce ulteriori rovesci sul Triveneto. Al sud è sempre caldo e soleggiato. Tra pomeriggio e sera nuove nubi in arrivo lungo le Alpi, con qualche precipitazione possibile. Nevosa, attenzione, fin verso i 2000 metri. Altrove alternanza di nubi e rasserenamenti senza precipitazioni degni di nota. Calano le temperature anche sulla Sardegna. Infine, la tendenza per lunedì, che parte con qualche disturbo residuo solo sul Triveneto, mentre le schiarite prevarranno su tutte le altre regioni. Nella seconda parte della giornata si profila però un nuovo possibile peggioramento con possibilità di ulteriori precipitazioni. Calano le temperature al sud, dove da valori decisamente al di sopra della media si scenderà quantomeno a valori prossimi alla media del periodo. Nei giorni a seguire ancora condizioni di tempo fresco e instabile su gran parte del nostro paese, ma ancora dovremo approfondire i dettagli con le ulteriori carte che verranno emesse dai centri di calcolo. Vi aspetto ai prossimi aggiornamenti, un cordiale saluto, a presto da Luca Angelini.